sociale e culturale, senza la quale ogni sforzo è destinato a vanificarsi. Alle forze armate, sempre più strumento di pace ed elemento essenziale della nostra politica estera e di sicurezza, rivolgo un sincero ringraziamento, ricordando quanti hanno perduto la loro vita nel assolvimento del loro dovere. Occorre continuare a dispiegare il massimo impegno affinché la delicata vicenda dei due nostri fucilieri di Marina, i cui nomi ben conosciamo, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone. Auspichiamo che questa vita tutti quanti e questa vicenda trovi al più presto una conclusione positiva, con il loro definitivo ritorno in patria. Desidero rivolgere un pensiero ai civili impegnati in zone spesso rischiose nella preziosa opera di cooperazione e di aiuto allo sviluppo. Di tre italiani, padre Paolo Dall'Oglio, Giovanni Lo Porto e Ignazio Scaravilli, non si hanno notizie della loro sorte in terre difficili e martoriate. A loro e ai loro familiari va la solidarietà e la vicinanza di tutto il popolo italiano, insieme all'augurio di far presto ritorno alle loro case. Onorevoli parlamentari, signori delegati, per la nostra gente il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni. L'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo. Mi auguro che negli uffici pubblici e nelle istituzioni possano riflettersi con fiducia i volti degli italiani. Il volto spensierato dei bambini, quello curioso dei ragazzi, i volti preoccupati degli anziani, soli e in difficoltà, il volto di chi soffre, dei malati e delle loro famiglie che portano sulle spalle carichi pesanti, il volto dei giovani che cercano lavoro e quello di chi il lavoro lo ha perduto, il volto di chi ha dovuto chiudere l'impresa a causa della congiuntura economica e quello di chi continua a investire nonostante la crisi. Il volto di chi dona con generosità il proprio tempo per gli altri, il volto di chi non si arrende alla sopraffazione, di chi lotta contro le ingiustizie e quello di chi cerca una via di riscatto. Sono storie di donne e di uomini, di piccoli e di anziani, con differenti convinzioni politiche, culturali, religiose. Questi volti e queste storie raccontano di un popolo che vogliamo sempre più libero, sicuro e solidale, un popolo che si senta davvero comunità e che cammini con una speranza nuova verso un futuro di serenità e di pace. Viva la Repubblica, viva l'Italia!
Allora, colleghi, ora si dia lettura del processo verbale della seduta. Che ora? Prego. Seduta del 3 febbraio 2015, Presidenza Boldrini. La seduta comincia alle 10. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presta giuramento davanti al Parlamento a norma dell'articolo 91 della Costituzione, pronunciando la formula: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Rivolge quindi il suo messaggio al Parlamento. Dopo la lettura, l'approvazione del presente processo verbale, la seduta termina alle 10:40. La ringrazio. Deputata segretaria, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. La seduta è tolta.